È una storia da dimenticare. Una parte un po' meno nota della polemica pasoliniana contro certa letteratura e certi personaggi. Ma il Buongiorno, che oggi viene rivisitato su Rai 3 con Rischia Tutto, i testi li scriveva Umberto Eco. E questo è già, diciamo, tutto dire. Umberto Eco, l'avanguardia letteraria, Pasolini contro l'avanguardia letteraria. E perché oggi abbiamo Fabio Volo, ad esempio, ecco, ho buttato lì perché non sono, questo non era il mio ruolo, però volevo dirvi, ragazzi, riflettete su questo insieme ai vostri insegnanti, purtroppo Rai 3, già, Rai 3. Allora, che cosa sapete voi della morte di Pasolini, a parte la provocatoria canzone di De André, Una serata da una botte via, qualcuno ha riso, avete fatto bene a ridere? Perché De André denunciava attraverso la sua canzone Una storia sbagliata qualcosa che ad alcuni era ormai già noto. Purtroppo occuparsi della morte di Pasolini, per chi fa la giornalista investigativa, come nel mio caso, che dovrebbe essere, diciamo, il ramo più alto del giornalismo, diventa, ahimè, insomma, anche un po' non molto così simpatico verso l'opinione pubblica, perché sembri sempre quella che è rimesta nel sangue, nei fatti oscuri, a volte qualcuno se li inventa oppure li fa emergere in modo così molto troppo elevato. Però i fatti oscuri nel nostro paese esistono. Testimone Mario Arpai è un'associazione memoria condivisa, perché è la memoria delle stragi dimenticate oppure raccontate a metà, e di questo si occupava Pasolini soprattutto negli ultimi tempi, anche perché erano in quel momento, nel 75, si alternavano i processi sulla strage di Piazza Fontana, la strage madre della strategia della tensione, e Pasolini era appunto un antropologo sui suoi documenti, sui giornali che uscivano allora, e che divorava abbastanza voracemente, come si è visto, come ho visto, studiando non solo il suo cociale, che possono portare poi dopo a un processo. Così non è avvenuto. A maggio del 2015, dopo 5 anni di indagini, il tutto è stato chiuso, ma
Che cosa vi è rimasto di questi 5 anni? Qualcuno di voi, posso farvi una domanda, se volete alzare le mani e rispondere, qualcuno di voi così partecipa, insomma, interagiamo un po'. Cosa avete capito delle indagini che si sono svolte dalla Procura di Roma? Cosa vi è rimasto andando su internet, come diceva Angela, che però ci sono anche gli articoli, quindi non è vero. Diciamo che bisogna cercare, sempre con i vostri insegnanti, vedo che voi avete lo Stravolta, quindi mi fa molto piacere un giornale qui alla scuola, per cui lo studio dei fatti, della cronaca e dei giornali vi può portare a scernere e a capire questo ho fatto in questi 6 anni e che cosa ho fatto? Sono andato alla fonte, quindi anche alle carte che hanno composto lo storytelling della morte di Pasolini all'inizio, quindi le prime carte giudiziarie, fino alle indagini apertesi e anche insomma che sono state chiuse molto di fretta durante gli anni, ben 3, più l'ultima sono riuscita diciamo proprio mentre indagavo, ma alla fine quando ho potuto legalmente fare tabula rasa di tutto quello che era stato detto e scritto prima, perché anche nel racconto dei colleghi, che comunque hanno fatto anche loro un bello sforzo negli anni, mi sono resa conto che c'era un'emersione di un racconto parziale di quella notte. E allora un po' ho seguito, come dicevo, quella strada che sta a metà tra la cronaca bella e immaginaria, di cui parlava Pasolini nell'ultima intervista a Furio Colombo il 1° novembre del 75, e il complotto fine risposta agli avantologi. Cioè, non esiste il complottismo, esistono i fatti, esistono i fatti oscurati, bisogna fare, il lavoro di un giornalista è quello di fare luce, di togliere i nani che non possono non essere necessari per ricostruire un fatto, una storia o un fatto complesso come quello di Pasolini, che ne raccoglie tanti, in ben 40 anni, e comunque non partire da una tesi e pensare. Io per esempio nel libro sono partita anche dall'aspetto sessuale e ho per capire, poi dimostrare proprio che quella notte non c'è stato alcun tipo di rapporto sessuale fra il ragazzo, l'ex prostituto, l'ex ragazzo di Vita Pino Pelosi e Pasolini. Questo dite voi, ma perché era importante dirlo? Cioè, rimestare, sì, era importante, perché se non si toglie il dubbio, se così è, se potevo anche incontrare un'altra verità e l'avrei scritta, se non si toglie il dubbio che sta alla base di quello storytelling, cioè di quel racconto narrativo trasformato in fatto del tempo, che da un contesto sporco allora di sesso tra due uomini, poi ne sia nato un omicidio. Se non si mette in dubbio tutto quello che ha composto quel racconto sbagliato, la storia sbagliata, non si capisce il motivo per cui Pasolini era lì e anche il motivo per cui allora, alla luce di una nuova valutazione, non sull'opera, perché senza il sesso, senza diciamo decostruire il contesto omosessuale che riguarda la storia di Pasolini, non si possa capire diciamo la sua opera, ma quella macchia, quell'alone che su quell'opera, sull'uomo, sul letterato, sul saggista, sul poeta è rimasta quasi indelebile, doveva essere cancellata sempre confrontandosi con i fatti. Questo anche in memoria sua, perché Pasolini, soprattutto negli ultimi tempi, come aveva scritto nella raccolta Trasumanare a organizzarlo, lo leggo qui, del poeta originale che costa mancanza di libertà, un sistema stilistico, quindi una forma, è troppo esclusivo, naturalmente per ragioni pratiche. Quali erano le ragioni pratiche? Che fa la divina mimesis o mimesis, a seconda se
se si sceglie il greco e il latino, è Petrolio, l'opera incompiuta, una delle opere incompiute, perché anche la Divina è incompiuta, e Salò. Che cosa fa? Cambia registro, cambia forma, cambia stile linguistico e capisce anche attraverso il giornalismo investigativo, che allora non c'era questa definizione, ma il confronto dei fatti e verifica, e lo fa ovviamente con tutta l'anima di letterato che aveva, che ha sempre mantenuto dentro di sé, quindi senza voler dire qui che c'è una diminuzio nell'altra scelta, vuol dire che lui cercava una forma nuova per raccontare ai suoi lettori o a chi andava a vedere i suoi film che la realtà e l'influenza del potere sulla realtà aveva tanti lati, e che per farlo doveva avere il romanzo così come lo si conosceva fino ad allora. Per questo ha utilizzato in Petrolio tante forme, ha utilizzato la saggistica, ha utilizzato la letteratura classica, ha utilizzato anche una forma quasi come dire, cinematografica in alcuni punti. Quindi uno sperimentatore, fantastico, che qual era Pasolini, che ha cercato appunto, cercava nuove forme. È per questo che però quando si attraversa la realtà, quando si cerca di dire alcune cose sui fatti, come lui cercava di fare, cioè quando lui scriveva in gli scritti corsari in lettere luteranee, perché il processo non va avanti? Perché gli italiani non capiscono, non sanno ancora cosa c'è dietro le stragi, cosa c'è dietro alcune strutture e cosa c'è dietro quei ragazzi di destra o di sinistra che imbracciano lotta armata? Chi c'è dietro di loro? La funzione del terrorismo rosso e nero, se manipolata ed eterodiretta, come avveniva al tempo ed è avvenuto sia a destra che a sinistra, da certe strutture dello Stato, a cosa poteva portare? Queste domande si faceva e indagava appunto come un giornalista investigativo, sempre con la sua anima da letterato appunto, e questo lo ha portato alla morte. Quindi io che cosa ho fatto, oltre a cercare di capire cosa sapevano i testimoni del tempo ancora vivi, ho confrontato quei racconti e attraverso la verifica dei fatti o li ho confutati oppure li ho portati alla luce come fatti, e in questo modo ho ricostruito non solo la morte e i giorni prima, le settimane che hanno preceduto quella notte, la morte di Pasolini, ma anche tutti i 40 anni successivi che hanno girato intorno a quel fattaccio, come si dice a Roma, lo chiamiamo fattaccio. Quindi sono andata nelle borgate, mi sono avvicinata a certi personaggi e sono andata sulle cose, sui fatti che, come diceva Pasolini, hanno la loro poesia, e ho affrontato un mondo cercando di capire da lì, ma è una partenza, cioè quando vedete per esempio nei giornali un testimone ha confessato, oppure il collaboratore di giustizia ha detto una sconvolgente verità, allora purtroppo quello che si dice o quello che la memoria o quello che qualcuno manipola come verità a volte, anche quelle di collaboratore di giustizia, non è sufficiente a sé stante per capire come è andato un fatto. Quindi bisogna partire da lì e attraversare quella strada tra la cronaca bella impaginata e il complotto fino a se stesso. Quindi io volevo farvi vedere una foto che è quella di una macchina. Quante volte così era fuggito e ha
accidentalmente aveva, diciamo, sonnottato il corpo e ahimè l'aveva ucciso. Beh, le cose non sono andate così. Intanto perché non fu la macchina di Pasolini a sormontarlo, ma fu un'altra uguale a quella di Pasolini, e c'è un motivo, perché fa parte di uno schema perfetto che ho ricostruito con fatica, non per fare, diciamo, per buttare giù una tesi appunto fine a se stessa. E poi la presenza di altre macchine e di tante persone. Che cosa ho trovato nell'eroteca e nei ritagli della cronaca del tempo? La foto su un giornale, un quotidiano, Il Tempo, che esiste ancora oggi, che diciamo allora aveva forse più attitudini manipolatorie sui fatti che chiunque, che qualunque altro, forse, ma non solo, c'erano anche settimanali, oggi, gente. Qui c'è anche il mio racconto di come la stampa ha manipolato lo storytelling sulla morte di Pasolini. Anche la TV, prima Angela parlava della televisione e del rapporto della televisione con Pasolini. Allora, qui c'è per la prima volta la testimonianza di un giornalista del TG1, quando ancora doveva esistere il TG1, cioè il GR1, poi per ogni anno è arrivato il TG1, a cui è stato vietato dal direttore di allora, faccio nome e cognome, di trasmettere il risultato delle sue indagini fresche pochi giorni, perché questo giornalista era di Ostia, quindi conosceva l'ambiente, conosceva le persone, sapeva dove doveva andare a chiedere le cose. Aveva comunque fatto la sua indagine e voleva trasmetterla sul TG1. Il direttore ha detto chiaramente che non era il momento di parlare di altro tipo di omicidio. Ecco, la televisione ha fatto questo sulla morte di Pasolini, e dall'altra parte, parallelamente, ha subito diffuso invece le prime deposizioni di Pelosi, ben orchestrate, ben imboccate, sull'aggressione sessuale che aveva subito Pelosi. Quindi ha fatto queste due azioni parallele e contrarie tra di loro per cominciare a tessere questo racconto. E io ho cercato di smantellarlo, poi insomma, se lo leggerete, questo lo giudicherete voi, perché aspetta sempre al lettore il giudizio finale. Io ho fatto questo tipo di lavoro, cioè ho incrociato i fatti e ho cercato di capire dove stava la bugia, la falla, e dove stava la verità. Sempre animata dal dubbio, quel dubbio che lui diceva di avere sempre. Quindi questa foto che ho trovato su Il Tempo raffigura la scocca di una macchina che non è la macchina di Pasolini. Ho raffrontato le foto della macchina di Pasolini che si conosce, le foto che si conoscono, e le ho messe a confronto con questa. Ah, io, Romano, quindi ve lo dico tu. Ah, io so come sono andate le cose. È arrivato uno uguale, è arrivato uno che c'aveva la macchina uguale, spiaccicata, precisa a Pasolini, l'ha ammazzato lui. Certo, un magistrato non può basare le sue indagini solo su questo. È quello che vi dicevo prima, la memoria, il fatto empirico di per sé può essere ingannevole. E quindi io che cosa ho fatto? Quelle testimonianze di quel ragazzo, dell'ex ragazzo di vita, nel senso che è stato inserito da Pasolini nel romanzo Ragazzi di vita, e che l'ho chiamato Pecetto, Er Pecetto, ancora si chiama così, ha 71 anni e sgamba in bici come pochi, ed è stato lui che per 10 anni ha cercato la verità, l'ha affidata ai giornalisti per fare questo lavoro di confronto, perché sulle tracce di Pasolini lui sapeva benissimo sua sola parola non poteva bastare, però i magistrati l'hanno chiamato. Che cosa ho fatto quindi? Ho usato, diciamo, tenuto in considerazione quelle testimonianze che nelle indagini hanno subito degli approfondimenti, quindi sono state in parte ritenute valide, e ho trovato i fatti. Quindi ho pubblicato, anche se in bianco e nero, perché l'editore mi ha vietato. No, questa era comunque bianco e nero, ma la foto del corpo così era a colori, e per scelta, diciamo così, etica, l'editore non ha voluto. Ha fatto sicuramente bene, si vede lo stesso colpo. Quindi
Quindi c'è tutto un capitolo che io chiamo doppio passaggio, perché le macchine che io ho ricostruito erano lì quella sera, erano tre, almeno tre, ma quello che l'ho ammazzato definitivamente è stato diciamo il sormontamento di una sola di queste macchine, non era il suo. Quindi ecco perché il massacro è tribale. E poi spieghiamo perché c'è questa analisi di massacro. L'aspetto più importante di queste indagini quali sono state? Che sono stati individuati 5 nuovi profili genetici, a parte i due protagonisti, cioè Pelosi e Pasolini, quindi altri colpevoli, i famosi ignoti, concorso con ignoti del primo processo, della prima sentenza di primo grado, che comunque un giudice aveva riconosciuto, poi cancellata nel tempo fino alla Cassazione, fino all'ultimo. Non so quanti di voi faranno un magistrato o faranno un giornalista, comunque questi termini devono essere abbastanza, cioè, compresi, fruibili, andateli a cercare. Allora, che cosa succedeva? Che cosa succede? Hanno detto i 5 profili genetici, quindi la presenza di altre persone è stata individuata, ok, ci avete ragione voi, 40 anni fa è stato più o meno tutto falso, ma però non siamo riusciti a far combaciare quei profili con la banca dati del Ministero dell'Interno, cioè la polizia, i carabinieri, le finanze, che hanno le banche dati delle impronte degli imputati o dei vari, diciamo così, criminali che compongono il nostro paese. Quindi non siamo riusciti, quindi niente, quindi archiviamo perché non ci sono le prove. Quindi che cosa è passato all'opinione pubblica? Che è rimasto alla fine il processo ufficiale, che è stato uno solo ad ammazzarlo in un contesto omosessuale, e che tutto quello che si è uscito intorno in questi anni erano appunto solo complotti, tessuti da complottisti. E invece non è così. Oggi stesso è uscito un'intervista su affariitaliani.it, vado a vedere perché, andate a leggere se vi interessa, è online, ma è un'intervista a me, quindi io, la fonte sono io, che dico che almeno quello che io dico in buona fede è vero. È uscita una novità che riguarda appunto la manipolazione fatta sui pantaloni che indossava Pelosi. È interessante perché ci dice due cose. Ci dice che allora è stata fatta un'altra manipolazione, ma è gravissima, perché ha cancellato tracce di altre, del sangue di altre persone o del DNA di un'altra persona, e poi che durante le indagini condotte dagli scienziati delle autorità giudiziarie, quindi il famoso RIS, raggruppamento investigazioni scientifiche, quello che vedete anche nelle fiction, cioè che cosa hanno fatto? Non hanno individuato, non hanno capito che c'è stata una manipolazione. E io mostro due foto, quelle del Museo Criminologico di Roma, esposte per, diciamo, per, secondo me, per un fattore un po' voyeuristico e feticistico, per cui non sono andata, ma grazie a un lettore del mio libro ho detto: guardi che lei ha scritto, ha pubblicato la foto di questi pantaloni di Pelosi pieni di sangue, e al museo, che dovrebbero essere gli stessi, sono gli originali di allora, i reperti che hanno esposto a novembre per poche settimane, quella macchia non c'è. Ecco perché serve il lettore, ecco perché serve il libro d'inchiesta, perché serve a camminare e a capire nel bene o nel male se il lavoro è stato fatto bene, e a capire appunto i piccoli pezzi di verità, che piccole evidenze che compongono un fatto vero o un fatto manipolato. Quindi andatevi a leggere questo articolo, perché sarà, tra l'altro c'è l'idea, c'è la volontà di aprire una commissione d'inchiesta parlamentare, così come è stato fatto per il caso Moro, che non è molto lontano da Pasolini, cioè 75-78. Sono anni che si parla di commissione parlamentare d'inchiesta, spero che si possa fare anche in questo caso. Elementi che alla logica di un comune cittadino, qual è un giornalista che un po' ha, diciamo, la capacità di scegliere, ma che comunque anche un qualsiasi lettore, comune cittadino che è interessato agli eventi e che non si beve tutto quello. Perché per esempio quando parlavano della conoscenza
previa tra Pelosi e un personaggio sempre indagato nella storia della morte di Pasolini, il famoso Johnny lo Zingaro, Giuseppe Mastini. Perché durante le indagini del, 2005 per appurare la conoscenza, il carcere manda dei falsi cartellini giudiziari per dire che loro non si conoscevano, non si erano mai conosciuti in carcere. Io questo l'ho scritto, l'ho riportato e ho riportato le carte, ecco perché è importante andare sulle carte e sui fatti. Vi dico una cosa, quando sono appunto scartabellato... Sì, certo, ok, vi dico solo una cosa però che è molto bella, perché mentre facevo questo lavoro di topo da biblioteca nelle prime carte, ho trovato un appunto di Pasolini, proprio scritto da lui, quindi un reperto delle cose che si sono trovate nella sua macchina al tempo e anche in casa sua, questo credo fosse a casa, di un numero di telefono di un questore di Roma che lui riporta in un articolo di Scritti Corsari. Cioè lui era andato, aveva parlato in uno degli articoli di Scritti Corsari, che adesso non ricordo il titolo, però andatelo a cercare, fatelo voi, di un fatto di cronaca, e lo aveva analizzato sempre con l'animo da letterato da giornalista ormai negli Scritti Corsari, e lì c'era il fatto, l'appunto di questo nome e cognome e alcune note di quel fatto di cronaca che riguardava l'evasione di un ragazzo, poi è andato a finire male, e lui lo aveva riportato. Quindi le cose, quello che viene dal basso, i fatti, interessavano Pasolini, e non bisogna pensare che sia una contraddizione interessarsi di letteratura alta e dei fatti di cronaca sotto una luce critica, e questo è quello che cerco di farvi capire. Poi all'interno io attraverso pure tante cose, le figure oscure che hanno circondato questa storia, la P2, tanti fatti complessi che ho cercato di trasferire anche per ragazzi come voi, quindi spero di essere stata chiara. Allora, intanto lo sapete, se avete una domanda, o qualcuno di voi ha una domanda. Sembrare banale, ma non lo è, perché non sono mai banali. Sì, ecco. Vorrei sapere perché la pista terroristica è stata scartata. Sappiamo che c'è stato l'attentato alla Silva, non è più libro. Perché la pista terroristica non è stata presa, o perlomeno è stata abbandonata? È vero, sì, che gli anni si incrociano, sì, e quindi pensare ad un delitto comune, un delitto, se vogliamo, passionale, di delinquenza comune, eccetera, una cosa, e il terrorismo un altro, però c'è sullo sfondo il terrorismo nella vita di Pasolini, solo perché è stato interrotto. Se questo dava fastidio ai servizi segreti deviati, tutto quello che noi sappiamo sugli anni di piombo, anche se erano all'inizio. Grazie per la domanda, importantissima. Sì, la pista della... Allora, io scopro appunto delle cose che in 40 anni alcune non sono mai dette, e tra queste c'è questo attentato alla SIP che avviene il 13 ottobre del 75, poche settimane prima dell'omicidio, e avviene nella zona in cui abita Pasolini. Danneggiano tante utenze, ecco, non dico che quell'attentato è stato fatto proprio per precedere l'omicidio, attenzione, quello sarebbe il complotto fino a se stesso. Dico che certe cose che allora cominciavano ad accadere in maniera abbastanza così frequente e preoccupante, perché comunque erano atti di sabotaggio, di terrorismo, di rivolta, tutto, potevano lasciare accadere,
e gestire nelle conseguenze a seconda del momento questo avveniva, questa era l'eterodirezione, e che viene spesso indicata come complottismo. No, non è vero, cioè erano anni terribili quelli, ragazzi, dove gli anni di piombo venivano appunto manipolati, il terrorismo rosso e te. Nelle indagini non l'hanno proprio presa in considerazione, cioè per loro sono partiti dalle cose, dalle perizie, dalle testimonianze, ma non hanno preso assolutamente in considerazione il contesto. E quindi non dico tanto Petroio, l'appunto 21, che può sembrare anche un po' una visione davvero di fiction. Io ho questa teoria, infatti questa tesi che però cerco di spiegare nel libro, che i miei colleghi che invece appoggiano ovviamente mi contrastano, ma vabbè, questo sta nello scambio intellettuale. Quello che dico è che io ho letto tutte le carte, anche le ultime adesso, c'è solo un riferimento al terrorismo nero, che è quello di un'organizzazione di estrema destra che si chiamava Ordine Nero, una delle componenti. Io spero che in qualche modo con gli insegnanti la strategia della tensione verrà affrontata, o comunque un dibattito, ok, perché è molto complessa, non so se lo fate, io vengo volentieri e ne parliamo. Quello che dico è questo, che gli investigatori, cioè il ROS, il raggruppamento scientifico, di osservazione scientifica, il ROS, che fa? Interroga delle persone e gli dice: ma lei sapeva se tale e tal'altro facevano parte di Ordine Nero? No, non lo so. Ah, ok, così. Questa è stata la loro indagine su questo tipo di cose. Non c'è stato perché non si vuole, cioè erano comunque obbligati ad attraversarlo, perché hanno trovato, come io riporto nel libro che nessuno aveva mai scritto prima, un foglietto, un'intestazione Ordine Nero nelle vecchie carte del processo giudiziario. E ovviamente loro, noi l'abbiamo fatto, non abbiamo, diciamo, omesso questa cosa, ci hanno detto di no, punto. Ecco, ci sono a volte, cosa succede in certi processi, ecco perché rispondeva, faceva quelle domande a Pasolini, che succede? Che tante volte disperdono i pezzi nei vari procedimenti, tante volte non approfondiscono un dato, lo lasciano lì dormiente e insignificante, e in questo modo il quadro non si compone. In parte è una manipolazione, in parte è una negligenza, in parte è una sottomissione al potere di certa magistratura. Questo è. Grazie. Grazie. Così ti sfado. Allora, bella domanda, così ti sfado un mito. La banda della Magliana con l'omicidio di Pasolini non c'entra nulla. Purtroppo io immagino, parlando di televisione prima con Angela, giustamente dice si guarda più internet che la TV, però Romanzo Criminale l'avete visto sicuramente. Chi l'ha visto Romanzo Criminale? Ecco, alzate, dai, come si dice a Roma, alzate. Allora, va bene, per dire che a volte, anche nel caso dei film, come purtroppo è successo con i film sulla morte di Pasolini, anche l'ultimo, invece di raccontare la verità, pur utilizzando strumenti narrativi, e quindi dando l'idea di una cosa, non è che puoi fare un'inchiesta precisa con un libro, questo ci mancherebbe, ma se mistifichi la realtà e trasferisci ai ragazzi, all'opinione pubblica in generale, la banda della Magliana comincia a muovere i propri passi nel novembre del 77. Quando muore Pasolini, già questo un regista d'inchiesta non può permettere
permettersi di fare questa cosa. Esiste una criminalità alta, che è quello del clan dei marsigliesi, che aveva sì rapporti con il potere di allora e già con la P2 che è nata diciamo nel 63, ma che in Italia fa sentire i suoi effetti diciamo dal 69 in poi, nascosti. Ma quando c'era Pasolini, di P2, anche se pochissimo, già si parlava, uscivano già degli articoli. Allora, che succede? La banda della Magliana intanto ne parlano in carcere nel 75, per cui, cioè, Pasolini adesso non si sa bene il mese in cui hanno parlato di costituire questa banda, però comunque che cosa succede? Roma in quel momento c'era il clan dei marsigliesi che comunque veniva agiva sia a Milano e a Roma cominciava la sua espansione. Cominciava l'espansione della droga, della cocaina soprattutto, ed ecco perché Pasolini non credeva più in quella gioventù, perché diciamo che gli effetti della droga cominciavano ad essere più importanti di qualsiasi altra cosa, oppure del guadagno facile per spacciarla, per smerciarla. Ecco perché negli scritti corsari, tra ragazzi di vita e scritti corsari, c'è un abisso. Anche questo a volte è stato mistificato nella letteratura, no? Ragazzi di vita e scritti corsari sono due mondi diversi. Che succede? Il clan dei marsigliesi, nelle indagini entra un tipo che faceva parte del clan dei marsigliesi e che molto probabilmente era alla guida di quella macchina che vi ho mostrato. Quella che ha sormontato veramente uccidendolo più volte Pasolini. E poi, oltre al clan dei marsigliesi, c'erano le batterie short, ognuno faceva danni nei propri confini, nei propri quartieri, non andavi a toccare il tuo, andavi da un'altra parte, e invece con l'omicidio di Pasolini si cominciano a stravolgere queste cose, perché che cosa fanno? Rubano le pizze del film Salò e di altri film per confondere la situazione nello stabilimento della Tiburtina, e lo rubano, il furto avviene tramite ragazzi che vivono la Tiburtina. C'è anche questo sconvolgimento criminale che è diverso. Allora, la banda della Magliana non esisteva, nel 77 avviene il primo sequestro e poi a un certo punto tra il 78 e l'80 avviene una trasformazione nella stessa banda della Magliana. I testaccini prendono il potere e che fanno? Hanno il collegamento con la politica, con la magistratura, e lì siamo nell'80. Il delitto Moro, sì, no, per stare un po' più vicini, era per dire che Pasolini muore nel 75, i fatti non possono essere narrativi, non possono diventare storytelling per il piacere della gente, perché è figo romanzo criminale, che tra l'altro c'ha un romano che non esiste, scusate, no? Torno sempre nei bassi. Anche nell'ultimo film di Pasolini c'è stata questa cosa con un romano degli anni 90 che non era quello degli anni 70, con tutta la banda della Magliana che attraversa il film, e quindi lì compie un falso storico. Mi dispiace, sarà deformazione professionale. Invece il primo film, quello che ha raccontato per primo la morte di Pasolini, andatelo a vedere, Pasolini, Delitto Italiano, esiste il DVD di Marco Tullio Giordana, colui che ha adattato un libro, Il segreto di Piazza Fontana, il romanzo di una strage, anche un film, che è un regista d'inchiesta vera e che attraverso l'uso della narrazione fa inchiesta cinematografica. Ecco, anche se quello che ha raccontato nel 95 ovviamente non aveva tutti gli elementi che poi si sono avuti, confrontare i due film e quindi applicare il vostro senso di critica su quello che vi dicono, che vi scrivono, pure su quello che ho scritto io e che vi raccontano. Questo è quello che è. Thank you.
ancora ai nostri ospiti e in particolare agli alunni, perché effettivamente 5 ore, ora è interessante. Le due classi della scuola Altamura, i professori Antonella Ciavarella e Tito Pizzarella, che hanno partecipato a questo convegno. Spero che questo sia stato uno stimolo per sviluppare il vostro pensiero critico.